Marchio, slalom di Oppido, dici come andate, perché c'è un bel primo? C'è, no, non sono primo ancora, al momento la classifica potrebbe variare, ma è stata una gara veramente spettacolare, spettacolare nel gruppo N che ci siamo, ce la siamo giocati sui decimi di secondo, cioè decimi di secondo, primo, secondo e terzo siamo tutti nello stesso secondo. Che dire, ma vediamo che succede. Io allora, voglio fare complimenti soprattutto a Rocco Musolino. Vieni Rocco. Rocco, vieni, vieni. Ho visto il suo tempo. Grazie. La prima cosa che ho fatto sono andato a fargli i complimenti. È stato proprio una persona garbata, è venuto in macchina, mi ha fatto i complimenti. Naturalmente il tempo al momento sono avanti, speriamo che non ci siano penalità, perché allora precisiamo che negli slalom i tempi sono soggetti a verifica, certo, di birilli, birilli, se c'è un birillo è una penalità e quindi e tutto è stato varo, però ci siamo divertiti perché abbiamo una classe che è combattuta, abbiamo fatto il tempo tutti a mezzo secondo, tutti lì proprio tirato sia la seconda sia la terza mancia, eravamo vicinissimi. Sono stato un po' più fortunato io come tempo al momento e sono avanti, poi può darsi non so, cambieranno, possono cambiare le cose, ma speriamo che rimangano così. Allora, comunque sia, allora, devo dire la verità, preferisco che vinca lui.
Allora, spiegaci perché. Spiegaci allora, perché. Ecco, tutto perché? Perché in pratica metto gli occhiali, scusatemi, altrimenti il sole mi dà fastidio. Perché Aricò è un pochettino triste, vieni qua Giuseppe, no, mi fa piacere essere tutti completa là. C'è Peppa Aricò che perché in pratica io sono di un decimo avanti al tempo di Aricò, se non ho toccato. Vieni Peppe. Questa è la nostra classe combattuta di oggi, siamo veramente sempre, gara. Siamo bellissima. Tutti sullo stesso secondo, dentro lo stesso secondo, a decimi e quindi. Comunque il podio potrebbe essere questo. Può cambiare. Podio è questo sicuramente. Però bene. Allora, il discorso com'è. Era solamente che in pratica io sono in vantaggio di 5 punti, vero, sul campionato. Avere lui terzo e io secondo, diciamo, prendo quel punticino in più che per me è favorevole rispetto a lui. Giustamente. Ai punti di campionato, però ecco dobbiamo solamente la differenza per Rocco Musolino che no, vabbè. Però l'importante è che ci vogliamo bene, ci è solo quel momento del cronometro e poi finisce tutto. Bene, chiudiamo qua perché mi mettono sotto, perché siamo a parco chiuso e le macchine stanno arrivando. Alla prossima, ciao! QN1006, io li chiamo in ordine, però vi posso dire che hanno viaggiato a centesimi uno dall'altro, terzo classificato Giuseppe Aricò. Giuseppe Aricò! Grande Peppe! Secondo classificato Domenico Marchio. Marchio c'è un mito! Primo classificato, una grande ola, Rocco Musolino! Foto. Questa è la classe gruppo N, classe 1006. Hanno viaggiato tutte e tre con il coltello nei denti a centesimi. Rocco, aspetta, perché non sapendo, pensando alla classe, hai vinto anche il gruppo, ecco. Quindi Rocco Musolino ritira la coppa del gruppo N assoluto.